Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Siamo ormai giunti all'ottavo appuntamento, l'ottavo modulo di Startup Just Do It. È un percorso lungo ed estenuante, siamo quasi alla fine, mancano gli ultimi tre incontri. Prima di tutto, perché siamo qui oggi e quali sono i problemi che abbiamo visto su Lecce e in Puglia? Ci sono tantissime idee che vengono ogni giorno a persone, studenti, ricercatori. È una delle maggiori difficoltà è capire come riesco a sviluppare l'idea e molte volte vengono dei ragazzi a chiedere ma devo fare questa cosa ma non so come farla, né tantomeno ho delle persone con cui dialogare e capire se possiamo fare questa cosa insieme. Quello che abbiamo cercato di fare quindi è partire dalle persone da sole e creare attorno a queste persone una community che parli e dialoghi sul fare impresa, sul fare startup. Questo vuol dire trovare delle persone che si svegliano la mattina e iniziano a pensare come sviluppare un business plan, come sviluppare un'idea di impresa e lo fanno insieme ad altre persone che hanno lo stesso obiettivo comune, cioè quello di cambiare un po' il mondo con la loro visione e con i loro progetti. Abbiamo sviluppato grazie alla Regione Puglia questo laboratorio dal basso e l'abbiamo intitolato Startup Just Do It. È un percorso a tappe, dove siamo partiti dal team building nel lontano 12 settembre del 2013, abbiamo toccato un po' tutti quelli che sono gli argomenti che uno startupper o un imprenditore deve conoscere, dalla proprietà intellettuale, quindi come faccio a tutelare un'idea prima di presentarla a qualcuno, fino a tutti gli aspetti legali e contrattuali, l'analisi di mercato, business model, business processes, financial analysis e oggi siamo qua con un investitore a parlare di business plan. In particolar modo il modulo di oggi è come obiettivo ci siamo posti quelli di partire da un foglio Excel bianco e iniziare a capire che numeri inserire dentro che sono poi quei numeri che vengono molto spesso visti dagli investitori. L'obiettivo quindi di oggi è strutturare un'idea partendo dai numeri, quindi partendo dalla concretezza e capire se l'idea è sostenibile nel tempo e se un investitore è pronto a investire parte del proprio denaro su questa idea. Oggi siamo qui con Giovanni De Caro, gli faccio una piccola presentazione ma poi si presenterà anche da solo. Lui, diciamo, oltre ad essersi laureato in economia nella Federico II di Napoli, ha lavorato per anni per Intesa San Paolo come investment manager. Quindi è stato anche responsabile per il fondo Atlante Venture e il fondo Mezzogiorno. Se dico cazzate. No. Per quanto riguarda tutta la parte del laboratorio dal basso, il link da cui seguirlo in streaming è www.laboratoriodalbasso.it nella sezione Startup Just Do It. E per chi è collegato da Roma o dal resto d'Italia può interagire con la classe con l'hashtag LDB Startup oppure con @_cube. Quindi questi sono dati importanti perché molte volte delle persone ci seguono da casa ma non riescono a interagire con la classe. Stiamo cercando attraverso un live tweet dietro di mappare un po' tutte quelle che sono le richieste che vengono da chi non ci segue in aula, proiettarle sullo schermo e il docente poi opportunamente anche allertato potrà trattare questi argomenti. Tutte le lezioni saranno sulle slide, se ci sono delle slide vengono pubblicate sempre ogni volta su slideshare.net/thecube, mentre tutti i video delle lezioni saranno disponibili online non appena sarà concluso il corso. Quindi abbiate ancora un po' di pazienza, appena terminiamo saranno disponibili. Queste sono le credenziali per avere accesso alla rete, le avete già registrate tutte? Ragazzi? Sì? No? Chi sono i nostri partner in questa avventura? Dai partner istituzionali come Bollenti Spiriti Arti e Regione Puglia fino a quelli organizzativi. L'Università del Salento ci ha messo a disposizione le strutture. Innovars è un'associazione di tutte le spin-off dell'Università del Salento e poi ci sono altre due associazioni come Daycube che sono iProject Lab e BioBang. Come media partner abbiamo 0DD che sviluppa soluzioni informatiche, Ingegnart che sono diciamo, le persone che hanno installato i monitor in tutti gli edifici qui nell'Università del Salento ma anche fuori e Radio Wow che molte volte parla di noi o intervista i nostri docenti.
Questi sono i canali per restare in contatto con noi. Vi chiedo, anzi, ci potete dare una mano cliccando un mi piace sulla pagina Facebook, oppure basta seguirci con un Twitter. In questo modo siamo sempre in contatto con voi e non vi devo chiamare uno a uno per segnalarvi quello che stiamo organizzando. Passo la parola a Giovanni De Caro. Se ci sono domande, fatele adesso, almeno a me. Poi dopo. No, sì, almeno adesso. O mai più. Ok. Anche tu te ne vai? No, io mi metto allora a seguirti. Senti, una prima nota così, una penna? Cioè. Una penna? Sì, ti serve anche una lavagna con fogli mobili? Potrebbe avere senso. Te la vado a prendere. Troppo buono. La penna ce l'hai subito? Se no me l'ha presa qualcuno. Una non ti serve tanto, sai già tutto. Non hai bisogno. La penna ce l'ho qua. Grazie. Qua no, quella non scrive. Grazie. C'era un'altra. Pesa. Yeah. Salve a tutti ragazzi. Come vabbè, ha già detto tutto lui, l'idea è quella di uscire di qui con un business plan cotto e mangiato. Cominciare mettendo i numeri in un foglio di Excel, poi vedremo il come. E avere il piano e la propria idea finito in un giorno e mezzo. Non so se ci riusciremo, questo esperimento l'ho fatto già qualche volta, però in aula c'erano tipo dalle 4 alle 10 persone massimo. Siamo tanti e questo sicuramente crea delle difficoltà e delle diseconomie. Vi prego di una cosa, non perdete passaggi, perché se riusciamo a stare tutti quanti dietro a quello che vedete lì, nessuno si perde e arriviamo a domani, secondo me, con qualcosa di fatto e finito. Siccome è inevitabile che comunque ci sia un momento in cui un pezzo si perde, una cosa non si capisce, o magari il computer si imballa o cose del genere, cerchiamo di minimizzare per quanto possibile queste cose, che vuol dire, ahimè, distrarsi il meno possibile. Vorrei che però cominciassimo in due minuti, siete più o meno una trentina, occhio. One minute pitch, se qualcuno mi vuol dire un po' che ciascuno di voi cosa fa, io molti li conosco, però mi farebbe piacere anche sapere se siete qui con un'idea di impresa o se siete qui per curiosità. Se siete qui con un'idea di impresa, se in 30 secondi, un minuto mi dite di che si tratta, ahimè, cominciamo da te. Alza gli occhi da lì. No, no, anche sta seduto. Nome, cognome, indirizzo, numero di telefono. Non lo so. Vabbè, io lo so, però non lo so magari. Fondatore di Sviluppo.com, una piattaforma web che consente a società sportive la creazione e la gestione in completa autonomia. Ciao a tutti, sono Ivan Todisco, fondatore di Sviluppo.com, una piattaforma web che consente alle società sportive di creare e gestire autonomamente il proprio sito web ufficiale. La semplicità di utilizzo e le funzionalità dedicate al mondo sportivo sono, diciamo, un punto di forza sul quale puntiamo molto, e anche la possibilità da parte degli utenti di rimanere connessi con la società tramite la fruizione dei contenuti come news, foto, video e risultati in tempo reale tramite un proprio profilo gratuito, che tramite il quale possono seguire più società che sono su Sleepy.com e con estrema facilità. Time. Stiamo. Basta. Lui sta con te. Lui sta con me, quindi non fa. Buongiorno a tutti. Gennaro Di Vittorio, sto sviluppando un'idea che ho presentato al weekend delle startup a Bari. Praticamente si tratta di una piattaforma di e-commerce sociale che proporrà i prodotti in base al data mining fatto sul social network al quale l'utente è iscritto. Come si chiama la piattaforma? Social Mall. Social? Mall. Mall. Ma a Bari adesso? Sì, l'ultimo weekend. Cioè, ci sono io? Sì. Okay. Ma cioè, si chiamava già così? L'ha battezzata così, nel momento in cui la svilupperò credo di chiamarla così, poi non so se cambiamo idea. E sono qui per seguire
il discorso del business plan, proprio perché voglio svilupparla al meglio. Vabbè. Ah, parola di te. No, scusa. Chi sono sti due? Non sono i guardi del corpo, cioè, diamogli voce. Buongiorno a tutti, io sono Marco Izzo e sono uno studente di economia laureando. Siamo qui con il mio collega, il dottor De Caro, per specializzarci sulla modalità di redazione di un business plan e quindi riuscire poi a fornire supporto tecnico, diciamo, agli start-upper. Poi se qualcuno sgarra lui butta le mani, insomma, è quello. Buongiorno a tutti, sono Giacomo Rosa, laureando anche in economia e sono la sua guardia del corpo. No, anche io ho bisogno di imparare sul business plan perché andremo a fare un programma in cui io e lui saremo tutor e quindi partendo da zero è necessario stare col dottor De, con Gianni. Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco Manna e ho lanciato due startup, una per il mercato degli affitti per studenti e l'altra un social network di prossimità. E nella tesi in ingegneria gestionale mi sono occupato della valutazione finanziaria delle startup in campo ICT e web, applicando il metodo delle opzioni reali e altri metodi, diciamo, di valutazione. Quindi domani vieni un po' da questa parte tu, e no, domani parliamo anche un po' di valutazione. No, sono venuto per ripetere, grazie. Ciao a tutti, sono Ernesto Mininno, sono cofondatore di Cyberdyne, è una società che produce e commercializza una piattaforma per la risoluzione di problemi nell'ambito CAE, quindi progettazione assistita da calcolatore attraverso metodi di ottimizzazione basati sull'intelligenza artificiale. Cioè, nessuno ci ha capito niente, però è una cosa seria. Buongiorno a tutti, Giuseppe Del Giudice, sono un laureando in giurisprudenza. Non sono né founder né CEO di nulla, sono qui per imparare, è un bel mondo e basta. Vai, ottimo. Nicole Novielli e Valentina Cianci, abbiamo fondato Splashmood, che è una piattaforma per la promozione degli eventi e per la gestione degli eventi, la promozione degli eventi attraverso contenuti live. Aspettare per credere, per vedere. Siamo qui perché ci interessa capire il punto di vista di un investitore su come si fa un buon business. In verità io ho già fatto una testa così, quindi sono venuto così a farsi quattro risate, ma... No, però una lezione sul business plan specifica non l'abbiamo mai fatta, quindi ci interessava imparare. Salve a tutti, sono Francesco Tricarico. E sono qui per sviluppare un'idea, l'idea si chiama capital share, cioè in pratica ognuno di noi tipo a casa ha delle cose che non vengono utilizzate, però magari per altri possono essere utili. Allora attraverso questo sito, mettendo insieme queste cose, magari ne può uscire qualcosa, un business, quindi io ci provo. Ok. Sì, vabbè, prima. Sono Michele Iannuzzi, team leader di Tre Falliti qui. Vabbè. Abbiamo proposto un'idea all'ultimo Startup Weekend di in ambito ROPO, Research Online e Purchase Offline. E niente, siamo qui per imparare qualcosa perché abbiamo due parole proprio le puoi dire, che cacchio è sto ROPO? Sì, a me fa pensare alle navi. È un progetto per il quale praticamente vengono listati i prodotti in vendita dai negozi che risultano disponibili a chi abbia voglia di acquistare, in maniera che possa localizzare il punto vendita più vicino e più economico. E niente, siamo qui per imparare, grazie. Okay. Buongiorno. Sono Roberta Sicilia, sono ingegnere gestionale e faccio parte del gruppo Kira. Il gruppo, scusa? Kira è un progetto di formazione volto a sostanzialmente formarci sui nuovi approcci integrati per la gestione del ciclo di vita di prodotti complessi. E siamo tutti qua per saperne di più su come si redige un business plan. Troppe aspettative, mi fate paura. Vabbè, saperne di più di quello che sappiamo adesso è già, sarebbe già buono.
Due sopra, stesso gruppo? Ok. Puoi anche stare seduta, non sei la cosa ti scoccia, come ti pare. Io sono Valeria Rizzello. Valeria? Rizzello. Faccio parte del gruppo MAT, un progetto di formazione del DITEC, del Distretto Tecnologico della Regione Puglia. E io come i miei colleghi vogliamo cercare di capire qualcosa di più riguardo il business plan. Ciao, Antonio Di Francesco e Massimo Malandra, forse gli unici stranieri, veniamo dall'Abruzzo, da Pescara, abbiamo una startup Jamgol, che è una piattaforma web per creare musica e video online in modo innovativo. Siamo qui per... Lo dici tu questo? Certo. Non voglio mascherare. Beh, spiegai un po' meglio, dai, no, vabbè, così non si capisce niente. Riorganizzare il modo in cui la musica è condivisa e creata online, perché adesso, benché ci siano centinaia di milioni di video, di cover, ad esempio, non so, vogliamo fare We Are The Champions, magari voglio suonare la chitarra, ho bisogno delle tracce di basso e batteria, benché ci siano milioni di video di basso e batteria, non li posso riutilizzare. Vogliamo riorganizzare con delle, alla fine sono delle librerie crowdsourced, per cui io vado su Jamgol, pesco le tracce di cui ho bisogno, tipo appunto basso, batteria, e la piattaforma le mixa sia audio che video al volo, e possiamo eseguire online, registrare la nostra performance, avendo il risultato sia audio che video a disposizione. E mettiamo poi effetti Instagram-like, diciamo, sia per il video che per l'audio. E quindi... Avete capito? Più o meno, capito. No, e sono qui per dire meglio l'idea. Vabbè. Buongiorno, Francesco D'Agostinis. Non sono uno start-upper, ma sono molto interessato al mondo, quindi sono qui per imparare, più un auditore che non... Formazione? Com'è? Formazione? Io sono un assicuratore. Diciamo, no, che scuola hai fatto? Ah, ok, perito aziendale e corrispondente linguistico. Ok. Salve, buongiorno, sono Lorenzo De Pascalis, ingegnere meccanico, e assieme a due miei colleghi del dottorato abbiamo cercato di... abbiamo costituito uno spin-off all'Unisalento e ci occupiamo in maniera più tradizionale rispetto alle nuove aziende che ho qui sentito. Ci occupiamo di consulenza in ingegneria, una società di ingegneria che accanto alla progettazione e alla realizzazione di impianti e progetti e macchine, insomma componenti meccanici, ci occupiamo anche di sviluppo di nuovi prototipi, ed è questo poi il fatto che ci ha permesso di diventare spin-off dell'Unisalento. ETA G SRL. ETA G. Sì, ETA G. Salve, io sono Francesca Orlandi, laureata in economia. Ho lavorato negli ultimi 7 anni in un casinò come operation director. Ora non ho lavoro e sto valutando. Dopo fatti due chiacchi per questo. E sto valutando se cercare lavoro oppure mettere su una mia attività. Quindi sono interessata. Ma non qui, mi immagino stavi. Non stavo qui, chiaramente, no, qui. No. Voi stesso gruppo? Io sono Carmine Nacci, ho una piccolissima impresa turistica, cioè faccio accoglienza. Sono interessato comunque per la crisi... Cioè tipo un bed and breakfast o... No, no, albergo? Non proprio, piccoli residence, mini appartamenti. Per la crisi del mercato e la concorrenza sto pensando di riconvertire... diciamo creare un'altra attività e con qualche idea di startup, ma mi sembra che sia che ci siano delle difficoltà anche per quanto riguarda le competenze e la disponibilità di capitali iniziali per le competenze che non ho. E comunque sono interessato a crearmi una base minima per sapere, per capire dove mettere le mani.
sono qui per questo. Ok. Sono Andrea Santoro, io collaboro con i ragazzi del The Cube per la parte social e poi cercherò anch'io di portare avanti un'idea che ho nel cassetto e sto cercando di sviluppare. Eh? È un portale che mira a combattere, insomma, il fenomeno del randagismo e dell'abbandono degli animali. Quindi stiamo cercando di strutturare un po' quella. Ma anche che... con una parte fisica addosso agli animali o, o solo... Stavamo valutando, perché adesso c'è questo nuovo, insomma, l'uso di georeferenziazione applicabile tramite nuovi supporti molto leggeri, però insomma di base è creare una interazione tra gli utenti per georeferenziare avvistamenti, abbandoni e cose del genere, e poi integrare tutto il network. Tu? Mi presento. Io sono Salvatore Modeo, ho avviato una startup nel 2011 con principi attivi, si chiama MRS e ci occupiamo del recupero di scarti industriali, in particolar modo per quelle aziende che sviluppano microchip o rivestimenti su vetri. Da un annetto abbiamo avviato questa associazione che si chiama The Cube, che ha l'obiettivo di creare una community e fare in modo di far sentire la voce a tutta Italia che anche su Lecce ci sono buone idee. Well. Grazie. Vabbè, siamo pronti per la pausa caffè. io lavoro su questo qui, hai detto, Salvatore? Sì, lavoro su quello centrale, se vuoi sposto. No, sto qua. Per quanto riguarda il live feed, perché ci sono domande, ti diciamo. Sì, sì. È già aperto? Sì, sì. Non me la prendete se mi metto un mouse. Competenza di Excel, più o meno? C'è qualcuno che ha problemi? Se ce l'ha, senza timore, alzi la mano. No. Aspettate. Dunque, voi avete più o meno tutti, credo, davanti questo foglio. Si vede anche lì, perfetto. È un foglio abbastanza semplice ed è un quadro di sintesi di un business plan. Lo si attacca. È rimasta una porta libera. Ok. L'idea è arrivare a riempire tutti i campi per tirar fuori qualcosa che vi dia un'idea se il vostro progetto è sostenibile o no. E se a un certo punto smette di perdere e porta un po' di soldi a casa, quanti soldi ci vogliono e quanto tempo ci vuole per uscire dalle secche. È fatto di tre blocchi. Il primo è il conto economico. Io non so quanti di voi hanno un minimo di confidenza con il bilancio. Me l' alzate una mano quelli che hanno un minimo di confidenza con il bilancio? Poco meno di metà. Quanti non ne hanno mai visto uno in vita loro? Ok, non pochi. Ok, il bilancio per codice civile, giusto per notazione, è fatto di, non so se è proprio per codice civile, ma il codice civile è fatto di due pezzi, conto economico e stato patrimoniale. Il conto economico vi dice che cosa è successo nell'anno. Dal 1 gennaio al 31 dicembre, grosso modo, quanto in termini di soldi ho venduto e che costi ho sostenuto. Lo stato patrimoniale invece vi fa una fotografia al 31 dicembre in cui vi dice quali sono i saldi dei vostri conti, quindi in banca quanti soldi ci avete o quanti debiti avete, quanti soldi dovete dare ai vostri fornitori, quanti soldi dovete avere dai vostri clienti, qual è il valore delle robe che avete comprato nel tempo, per esempio l'immobile dove c'è l'azienda, per esempio il valore residuo dei vostri computer o cose del genere. Quindi il conto economico è un prospetto di flussi, cosa succede nell'anno, quanto vendo in ciascun momento, per tutto l'anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre. Lo stato patrimoniale è una fotografia, alla fine dell'anno questo è il valore delle mie attività e il valore dei miei debiti.
A questi due prospetti se ne affianca un terzo, che è quello che vedete qui, questo qui, che è il prospetto dei flussi di cassa, perché, poi lo vedremo meglio, conto economico e stato patrimoniale non sono compilati non danno un'immagine precisa di quello che succede alla vostra liquidità. Non entro nel tecnico ragionalistico perché sennò siamo due giorni, e i flussi di cassa servono a ricondurre tutto verso la liquidità, ma lo capirete meglio andando avanti. Nel foglio driver che vedete sotto, sul quale vi suggerisco di fare questa cosa che sto facendo io adesso, mettetevi sulla cella B3, molta della giornata sarà fatta di queste cose, andate su questa cella e fate questa cosa, andate su visualizza, fermate, se andando avanti qualcuno si perde, meglio che mi ferma subito, blocca i quadri, ok everybody? Se qualcuno vede male consiglio di scendere. In questo foglio, come vedete, c'è tutto quello, c'è un primo errore, scusate, anche allora io non sono un docente professionista, questo lo capirete in più occasioni nella giornata, per cui ci saranno delle cose che vanno affinate strada facendo. C'è un primo errore, andate nella cella B2 e mettete al posto di 1, mettete 0. Fatto tutto? Adesso è a posto. Perché c'è questo foglio? Perché tutto quello che noi metteremo, tutto quello che metteremo nel nostro conto economico, nello stato patrimoniale, deve partire da qua. Allora, concettualmente. Sì, no, la cosa non è, la partenza è una delle cose più difficili, perché dipende molto dal tipo di business. La media di quello che vedo qui è digitale. Ci sono cose che non sono digitali, ma la stragrande maggioranza lo è. Concettualmente, se voi dovete avviare un'attività, la prima cosa che vi è chiesto e vi è dovuto è tirar fuori i soldi. È molto difficile, è abbastanza improbabile che voi possiate avviare un'attività in cui girate la chiave e i soldi entrano. Di solito girate la chiave e dovete mettere mano al portafogli. Questa vostra uscita di cassa può avere due forme, quella dell'investimento e quella del costo. Cominciamo a chiarirci su questi due termini. In tutti e due i casi state spendendo soldi. Sia che stiate facendo investimento, sia che stiate sostenendo un costo. Un costo esaurisce la sua utilità nell'anno. Un investimento procura utilità per un periodo di tempo più lungo. Immaginate di essere un'azienda che fa scarpe. Comprate cuoio e lacci e producete le scarpe, che poi vendete. Quel costo che sostenete, l'uscita di cassa che sostenete per comprare cuoio e lacci, finisce nelle scarpe, prodotto finito, che dopo un po' vengono vendute. Tipicamente questa cosa si esaurisce nell'anno. Se invece comprate la palazzina nella quale mettete la vostra produzione di scarpe, quella palazzina sarà pure un'uscita di cassa, anche se molto più consistente, ma quella palazzina vi durerà per un po' di tempo, cioè vi servirà a fare produzione di scarpe per 10, 20, 30 anni, chi lo sa. Come vedete, quindi quella palazzina esaurisce, o meglio, procura utilità per un periodo di tempo superiore all'anno. In quel caso stiamo parlando di un investimento. La prima cosa da fare è capire se i soldi che tirate fuori dal primo momento sono un costo o un investimento. Quali sono? Cominciamo a parlare di costi. Andiamo qui. Allora, io devo, diciamo, tento di generalizzare, di focalizzare lo sviluppo del business plan su
su quello di una startup digitale. Tutti quelli che hanno in mente qualcosa di diverso, e io comunque per questo ho voluto prendere nota, grosso modo, di quello che c'è qui dentro, a tutti quelli che hanno in mente qualcosa di diverso cercherò di dare qualche tip, qualche suggerimento lungo la strada per differenziare rispetto a quelli che invece hanno un prodotto digitale. Dunque, mi piacerebbe anche avere un po' di interazione con voi, per cui romperò anche le scatole, partendo magari da due prodotti che conosco abbastanza bene, che stanno qui dentro. E, non so se vogliamo, se Valentina magari vuol dire una parola, se voi doveste cominciare a spendere soldi, dove li spendereste? In cosa? Spariamo cazzate a tutta forza, non vi preoccupate, tanto siamo fra amici. Sviluppo piattaforma. Ok, prima cosa è avere un prodotto. Ok? Per fare questo prodotto, magari voi ci avete... Se non sei venuto apposta... Accomodati. Saluto almeno e cerco di andare. Ciao. Dunque, la prima cosa è avere un prodotto. Nel caso di Splashmood, per esempio, c'è bisogno di una piattaforma web che faccia, svolga determinate funzionalità, ma questo è un caso comune a molti di voi. Tipicamente, nel momento in cui stendete un business plan, avete già smanettato e scritto righe di codice, cioè siete già arrivati a un certo grado di sviluppo di questa piattaforma e dovete spendere qualche soldino in più. Questo soldino in più è fatto tipicamente di gente che scrive righe di codice. Dovete pagare stipendi. Allora, tornate nel foglio driver. E cominciamo a scrivere qui la prima voce. Una macro voce personale, una sottovoce sviluppo, e cerchiamo di capire chi sono le figure che fanno sviluppo. Purtroppo, vedete, è inevitabile prendere una direzione. Se qualcuno in questa... Tu non fai sviluppo. Non è detto. Se tu volessi farti una piattaforma per stimolare la ricettività dei tuoi appartamenti, ne avresti bisogno. L'unica cosa, siccome io sono l'unico microfonato, quando parlate dovete alzate la voce. Lo so, però poi ogni volta gira col microfono, non ci passa più. Switch on. È un investimento? Ottima domanda. Non un costo? Ottima domanda, per il momento consideriamola un costo, poi parliamo di cosa significa che è un investimento. Che cosa serve per fare una piattaforma? Qui c'è qualcuno che un'idea ce l'ha. Mininno, dica la sua. Su quale aspetto? Se tu devi completare lo sviluppo della tua piattaforma, chi cerchi? Che profilo cerchi? Ok, e se questa cosa è inguardabile? In che senso? Nel senso che se io ci vado sopra fa schifo a vederla? Sì. Che mi serve? Splashmood ne ha bisogno come il pane, no? Di una cosa del genere. Splashmood è una cosa che organizza feste, sì. Quindi cioè serve a organizzare feste. Tu vai lì, ti devi dire, ah, fighissimo questa cosa, voglio farla per forza. Ti serve uno che abbia qualche competenza in interfaccia dentro. Qualche competenza, in quel senso, sì. Un designer, sì, chiaro. Allora, le tre figure tipo le abbiamo dette, sono il designer, quello che lo scrivo,
quello che diciamo rende accattivante il rapporto fra l'utente della piattaforma e il contenuto della piattaforma. Progettista, lo chiamo così. Cioè quello che elabora i contenuti di questa piattaforma e lo sviluppatore, quello che scrive il codice. Fate una bella cosa. Mettetevi sulla colonna B. Ci siete? Pulsante destro. Inserisci. E poi premete F. Ah no, per gli utenti Mac di nuovo inserisci. Quanti Mac abbiamo? La prossima volta buttate le pratine e venite con un PC. Ok. C'è niente da dire, proprio. Mannaggia Steve Jobs. Allora. Giusto per fare una cosa anche esteticamente guardabile, questa roba allineiamola a destra, così si capisce che numeri dobbiamo mettere qua. Quanti designer ci servono? Direi non più di uno. Quelli a cui non serve un designer non devono mettercelo l'uno. Adesso lo mettiamo tutti perché può essere comodo e pratico, ma quelli a cui non serve non lo devono mettere. Progettista, almeno per fare la startup, uno è pure assai. E sviluppatori, quanti ce ne vogliono? Dall'alto ci dicono tre, perché sono tre sviluppatori, quindi vogliono trovare lavoro tutti qua. Dipende da cosa si deve sviluppare. Almeno due. Cominciamo a declinare. La piattaforma, se è solo web ce la puoi fare con uno, ma non è detto. Se è web più app, ti serve chi sa sviluppare le app e chi sa sviluppare web. Allora scriviamoci. Web. Ne prendiamo uno per Android e uno per iOS, oppure ce ne basta? Mo ci sta pure Windows Phone, eh? Speriamo di trovare uno che le sa fare. Facciamo Unity e poi è in grado di declinare un po' dappertutto, va? Non abbiamo troppi soldi da spendere. Un e uno. Ok? Insomma, è una buona approssimazione valida per tutti. Ok, sappiamo che ci serve questo. Dopodiché, diciamo, parte sviluppo a posto. Abbiamo preso questa gente a faticare, la piattaforma prima o poi sarà completata, adesso vedremo come e quanto tempo ci vuole. La mia domanda da investitore, la prima cosa che mi chiedo è: ma sta cosa che sarà bellissima, strafiga, chi la conosce? Cioè, chi sa che esiste? Come facciamo a renderla nota al mondo? La risposta è? Pubblicità, diciamo, è una parola abbastanza macro, chiamiamolo marketing, no? Allora, il marketing tipicamente, io non sono uno che fa impresa, no? Quindi magari sparo qualche cacchiata e me ne perdonate, oppure su qualcosa sono riduttivo, sono semplifico troppo, quindi aggiungete contenuti. Se devo fare marketing, che cosa devo fare, secondo me? Devo fare contenuti e avere una persona quindi che è in grado di creare contenuti e di animare in qualche modo la fruizione di questi contenuti e poi devo spendere soldi in strumenti che mi consentono di arrivare sulla gente. Dica. Giusto. Avrei bisogno di piattaforme, non di semplice.
Hai bisogno di piattaforma? E non di un semplice sito, un'attività semplice. Allora, posso dare un outsourcing la risposta? Dai. Di gente che sviluppa piattaforme qua dentro ce n'è tante. Qualcuno che vuole rispondere all'amico? No, tu stai zitto. Tra l'altro tu ne capisci niente perché fai tutta un'altra cosa, quindi. Io voglio uno che le fa ste cose, no uno che le studia. Se parliamo di forni poi te lo vengo. Potrebbe anche essere una semplice vetrina, cioè, se ho capito bene la domanda, perché ti ripeto. La piattaforma ti offre software a servizio del pubblico, quindi se tu sei presente, nel nostro caso, un organizzatore di eventi, potrai utilizzare la nostra piattaforma invocando delle funzioni che noi teniamo a disposizione. Se, quindi anche magari un sito di e-commerce, non è che siamo per una piattaforma, perché non consente di fare delle operazioni avanzate. Per esempio, nel suo caso, immagino che consentirà la gestione delle squadre. Nel nostro caso la piattaforma è il business, tra l'altro. Sì, esatto, per creare il sito web. Sì, esatto. Quindi qualcosa che ti offre software come se fosse un servizio. Quindi delle funzionalità che tu puoi implementare in funzione delle tue necessità del tuo business. Quindi una piattaforma è come una piattaforma, diciamo... È come una piattaforma. Dai, fatevi qualche esempio di differenza fra sito e piattaforma. È un sito, Amazon è un sito, per quanto consente di avere dei suggerimenti personalizzati, consente di acquistare, oppure i vecchi consente di acquistare. Facebook è una piattaforma. Non è Dropbox. Anche Facebook no, è una piattaforma. Dropbox non è proprio una piattaforma, certo. Facebook, ok, una piattaforma è qualcosa. Della mia squadra, della mia associazione sportiva, non sto usando il suo sito, sto usando i suoi servizi software per farmi il mio sito finale, che poi i miei utenti utilizzeranno come se fosse un sito e non una piattaforma. Cioè lui mi offre gli strumenti software per creare il mio invece prodotto di consumo per i miei utenti finali. Cioè un sito è... Tipo, esatto, WordPress per esempio è una piattaforma che consente di creare dei blog utilizzando dei plugin, utilizzando come i Lego. Allora, lei dà una definizione molto, molto tecnica e molto informatica di piattaforma. Non è esattamente, io condivido pienamente, non è esattamente quello che io ho in mente quando sto parlando di piattaforma qui. Perché lei è partita con un'affermazione, Amazon non è una piattaforma, il che da un punto di vista strettamente tecnico è vero, però da un punto di vista di business è una delle piattaforme meglio performanti al mondo, perché è un qualcosa che, e qui vengo all'altro elemento che è stato tirato fuori, che assicura un meccanismo di interazione fra utente e servizio offerto dal sito molto articolato, cioè tu là non è che vai solamente a vedere che c'è scritto, là interagisci, tu interagisci con il sito e con quello che Amazon vende, il tuo ordine viene trasmesso a una parte di logistica, aggiorna un database, cioè fa dire di Dio, no? Quel sito di Amazon, non è un sito. Io credo benissimo. Quello che gli utenti vedono è il sito. Amazon avrà la sua piattaforma, però come utente finale tu non usi i servizi. Esatto, tra l'altro. Dal tuo punto di vista di startup, piattaforma è tutto. Cioè c'è sia la parte di front-end, quella che vede il pubblico, sia la parte di back-end che è la piattaforma, cioè quello che ti permette di far funzionare tutto. E che come suggerisce Ernesto è una cosa che Amazon vende, cioè è un tool che si può anche esportare e dare a qualcun altro per fargli fare le stesse funzioni. Dubbi su questo punto? Tanto saprete tutti meglio di me.
Vado oltre? Vogliamo metterci qualche soldo qui? Quanto costa un designer? Ottima risposta. Ti dico un altro elemento, ti do un altro elemento. Dipende da dove sta. A Milano un designer con le palle meno di 100.000 euro all'anno non lo paghi. Cioè non ti costa in termini di costo azienda. Una prima notazione fondamentale per quei poveri, per quei fortunati che ancora non se ne sono accorti, per mettere 1.000 euro in tasca a un cristiano in questo paese, l'azienda deve spendere più o meno 2.000-2.000-2.300. Quindi dire che una persona costa 100.000 euro, poi questa proporzione cresce al crescere del costo, ma diciamo dire che una persona costa 100.000 euro vuol dire che in tasca gli entrano 3.000 euro netti al mese, non di più, 3.000 qualcosa, più o meno questa è la proporzione, 3.500, ma insomma, non arriva a 50.000 netti assolutamente. Quindi più o meno 1.500 euro netti quotano circa 45-50.000 euro di costo azienda. Ci ho detto, quanto costa un designer a Lecce? Ah, qualche numero? 38. 38 mi sembra un numero abbastanza credibile. Se non ti servono full time, qua scrivi 0,5, per esempio. Se vogliamo fare una cosa che si vede, clicchiamo su tutta la colonna, andiamo qui. Ho fatto fissa. Prego. Qui mettete il numero che vi dice esattamente quanto tempo dovete impiegare questa risorsa. Io ce ne metto uno per ora, per semplicità. Progettista. Allora, quello del designer è un mestiere, se vogliamo, un po' da creativo, quasi da cazzaro, cioè uno che deve avere una bella... una bella verba, no? Creare engagement, fare in modo che uno arriva sul sito, sulla piattaforma come la chiama, e dice wow effect, si mette lì e non se ne scappa. Non è uno che già, diciamo, ha una formazione tosta, una cosa tipo questo qua che sta in prima fila, per esempio, no? Che invece sta nella fase progettista, che è uno che da un punto di vista tecnico sta un po' più avanti, diciamo, però magari dal punto di vista del design, quello non sapeva nemmeno cos'era un esperto di esperienza utente, una battuta, quando io ho chiesto non lo voleva nemmeno prendere, assumere. Sono io. E lui, vedi, eccolo qua. Quanto costa un progettista? Uno tosto. E non è una cosa che serve a tutti questo, attenzione. Può servire dove c'è un prodotto molto tecnico e allora ci vuole il tecnico che dia le specifiche di come si fanno le cose. Mi sentirei di dire che nel caso di Splash Mode, per esempio, può servire meno, nel caso di Chimeme serve sicuramente di più. Quindi me lo devi dire tu quanto costa. No, meno di 50.000 euro l'anno. Quindi costa più del web designer. Molto economico. Io non lo so se si trova un web designer a Lecce per 38.000 euro, che però è veramente un web designer. Qualche dubbio ce l'ho. Vabbè, andiamo avanti così. Sviluppatori, carne da macello. Commodity, dicono qualcuno. Poi si portano a casa uno che non sa scrivere veramente righe di codice. Quanto costa uno sviluppatore? Uno web e uno Unity. No, anche web. Stai cominciando, Stai scrivendo Amazon. Ma dipende quanto deve essere, quanto è importante quell'aspetto. Perché poi
sviluppatore web io ci, cioè se tu vuoi fare un'applicazione comunque devi avere chi ti interfaccia l'applicazione con i tuoi web service, per esempio. E siccome quello diciamo è il core del, nella maggior parte dei casi, penso, se qualcuno riesce a farlo con uno, tanto di guadagnato. Secondo la mia esperienza personale, meno di due non esce una cosa molto... C'è qualcuno che ha la stessa esperienza sull'argomento? Dipende anche da quanti soldi c'hai. Dipende, no, infatti, dipende da quanti soldi hai, perché se c'è, se ne puoi mettere tre di sviluppatori web, secondo me la tua piattaforma verrà sviluppata in due mesi piuttosto che in un anno. Dipende dai tempi che hai, il tempo. Soprattutto se vuoi, poi, una volta che lanci il prodotto, il servizio, la velocità con cui questo servizio deve andare a migliorarsi secondo l'esperienza degli utenti, quella secondo me è la parte più importante. Perché se magari la cosa cresce, tu non riesci a stare lì dietro. Proviamo a mettere 1.5. Era solo una mia opinione. Ma qui entra in gioco un'altra variabile. Nessuno, tra virgolette, esperto di business plan può scrivere un business plan da solo, senza interazione con l'imprenditore. L'imprenditore che prova a scrivere il business plan tipicamente non ha gli strumenti per scriverlo. Il finanziario che cerca di scrivere un business plan spara un sacco di cazzate, sempre. Come ne sto sparando io e ne continuerò a sparare per tutta la giornata. È essenziale che i due siano seduti uno a fianco all'altro quando si fa un business plan, e questo lo state vedendo. Quanto costa? Anche per non starci poi tutta la giornata su questo. Anche quando un progettista, se abbiamo uno sviluppatore come si deve. Non ce la farete mai con i soldi, secondo me. E il mobile? Beh, non mi puoi differenziare, in realtà. Uguale. Sto sentendo 50.000 euro, col cazzo glieli do, ho sentito bene? No. Sì. No, è tanto, perché comunque per sviluppatori di app, appunto, è un mercato nuovo. Però ce n'è, cioè si può valutare. Allora, io vi dico, la mia esperienza, per quello che vedo nei conti economici, nei piani fatti da startup del sud, un sviluppatore mobile e web capace difficilmente prende più di 35.000 euro di costo azienda. E lo so che sono stipendi da raccolta di pomodori, però funziona così. Devi avere, purtroppo al sud ci sono le gabbie salariali, così, cioè quelli che stanno qui guadagnano meno di quelli che stanno al nord. Poi dipende, se arriva un investitore che mette soldi pesanti, la musica può cambiare, ma non perché l'investitore sia uno che ha soldi da buttare nel gabinetto, piuttosto perché una delle cose a cui l'investitore tiene è a non vedere gente che scappa. Quindi deve essere sicuro che una volta che ci ha messo soldi dentro quella gente, e si è fidato di quelle persone, siccome l'investitore, non vi dimenticate, uno che quel mestiere, il mestiere dell'imprenditore non lo sa fare, mette i soldi in mano a gente che l'imprenditore lo sa fare, ed è essenziale, prego, è essenziale che quelle persone nelle cui mani ha messo i propri soldi siano fidelizzate, abbiano commitment nei confronti del progetto. Quindi vanno pagate. Ma all'inizio, ahimè, ci si deve dare i pizzichi sullo stomaco. Comunque, vabbè, lasciamo questi numeri per comodità. Dopodiché, abbiamo detto che dobbiamo fare un po' di marketing. Ce lo metto qui. La figura tipica, per quello che ne so io, ma voi correggetemi se sbaglio, io vedo due figure tipiche nell'attività del marketing. Uno è il copywriter, è quello che scrive i contenuti, e uno è il community manager, quello che cioè tiene assieme, anima la presenza della startup sul web e sui social network. Mi correggete? Esatto, cioè tipicamente quando parti chi fa questo mestiere è una persona sola, ok? Lo chiamerei community, ma ci siamo capiti.
è chiara la differenza fra il copywriter è quello che scrive le cose proprio materialmente, e il community manager invece è quello che scrive le cose sui social network, piuttosto risponde ai post. Beh, non lo so, io non faccio il community manager, però diciamo ne ho un'idea da utente più che da startup. Se ci sono contenuti da aggiungere, fatelo. Hai ragione. Tanto si capisce che la stessa copywriter e community manager 0.5 e 0.5. E queste sono figure che costano poco tipicamente. Mi sentirei di dire che non ho mai visto una cosa più forte e più pesante di questa. Well, sto pensando alle vostre, mi spiace, devo tornare sempre su Splash Mode. A parte il marketing, che poi andiamo a vedere tipo Google Ad piuttosto che Facebook e cose del genere, voi immaginate anche una diffusione sul territorio con qualcuno che con la valigetta in mano va a vendere il prodotto? Voi? Beh, voi perché mostrate così, ma se doveste passare dall'Italia all'Europa non credo che fisicamente potreste farlo, oppure già se doveste uscire dalla Puglia non credo che fisicamente potreste farlo voi. Allora, che cosa sto cercando di dire? È vero che è una piattaforma web, ma tipicamente, o meglio, non tipicamente, ci sono attività sul web che sono rivolte soltanto a una categoria di soggetti. Le società sportive. Bene. O meglio, scusate, correggo quello che voglio dire. C'è sempre un lato business e un lato consumer, quasi sempre. In una piattaforma web c'è molto spesso, diciamo, l'esigenza di andare a prendere gli utenti e portarli sul sito e l'esigenza di mettere contenuti su quel sito, caso suo, correggimi sempre se sbaglio, lui deve portare gli utenti, cioè noi, ad andare sul suo sito e deve, no perché tu vendi soltanto una piattaforma alle... Sì, e sono loro che fanno il marketing per gli utenti. Sì, in realtà loro creano i contenuti, quindi sì. L'utente, il tifoso, cioè la società si crea il sito tramite Sleeving, l'utente si iscrive a Sleeving e segue la società facendo tipo segui su Twitter, la stessa cosa, okay. Il aggiornamento. Quindi le società creano i contenuti, i tifosi, che è il lato consumer che dicevi prima, sono... cioè vanno su Sleeving perché le società, perché sono tifosi per esempio dell'US Lecce, quindi lì vai a... Quindi tu devi portare gente come noi sulla piattaforma. Tramite contenuti forniti e inseriti dalla società. No, tu non è che li porti tramite, tu li porti a leggere i contenuti forniti dalla società. Però il passaggio successivo è l'iscrizione. Cioè, a me che sono tifoso del Lecce, come mi porti lì su Sleeving? O visiti il sito, oppure se lo vuoi seguire e ti iscrivi al profilo su Sleeving, ti iscrivi su Sleeving, una volta che ti crea il profilo, tutto quello che l'US Lecce pubblica ti va sul tuo profilo. Tu avrai i contenuti centrali. Domanda, se io sono uno che tifoso del Lecce, ma che non, normalmente faccio. Non, cioè, io sono tifoso del Napoli, ma penso di non essere mai andato in vita mia sul sito del Napoli. Sì. Come fai a portarmi sul sito del Napoli? Ma infatti l'obiettivo mio non è tanto portarti solo sul sito del Napoli, infatti per questo le applicazioni. Perché la comodità di incluire dei contenuti inseriti dal Lecce, per esempio, è quella di averlo sull'applicazione. Cosa che anche società grandi al momento non hanno. Le applicazioni mobile, non parliamo di Serie A, ce l'hanno, oppure anche di calcio, gli altri sport. Allora, quindi sport, tu sei focalizzato su mobile? No, diciamo, non è che sono focalizzato, è la parte più comoda per l'iscrizione, perché se io voglio che appena le leggi pubblicano news mi arriva una notifica sul telefono, e c'è un qualcosa in tempo reale, per forza un'applicazione mobile. Sul web
è più difficile. E poi comunque, visto che gli utenti sportivi soprattutto, me ne rendo conto sempre di più, sono sempre più Praticamente io, tifoso del Lecce, che cosa faccio? Vado su un Play Store e mi scarico Slivy o mi scarico mi scarico Slivy e su Slivy poi c'ho tutte le squadre? Lì posso seguire il Lecce, il Trento, il chi sta su Slivy, se io ho mio tu quindi devi fare in modo che io sappia che esiste questa app che mi posso scaricare dallo store, giusto? In modo di farti sapere, a seconda dei tuoi gusti, quale altre società potresti seguire. Va bene, però devo sapere che c'è l'app da scaricare. Già se vai sul sito lo trovi, adesso è molto più ridotto. Però se non ci vado, cioè tu hai un problema di reach mio, devi acchiapparmi e portarmi a scaricare l'app. Sì, però se tu non usufruisci dei contenuti ufficiali della società, in realtà tu a me interessi poco. Tu? Interessi poco, perché il tifoso o comunque l'appassionato che a me interessa, perché poi lì abbiamo un problema di andare a montare tante altre cose. Vabbè, questo però è un discorso limitato, perché tu dal primo momento può essere così, ma nel futuro cioè io sono un tuo potenziale cliente. Potresti diventarlo, però ovviamente, visto che non è... In primo momento ti rivolgi agli appassionati. Esatto, che comunque non sono assolutamente pochi, devo essere sincero. Ok. Quindi già sono un bel numeretto, quindi poi da lì si può vedere, una volta che la cosa spieghiamo prima... Vabbè, abbiamo beccato il caso ibrido, c'è poco da fare, difficile... Allora, quello è il caso tipico, quindi ci devo tornare. Lì c'è bisogno di beccare gente che va in discoteca e che si scarica l'app sul telefonino e c'è bisogno di beccare le discoteche che utilizzano il servizio. Così che quando io ho l'app sul mio... Vuoi spiegare un po' meglio che cosa fai? Perché sennò faccio discorsi che capiamo solo noi. No, ma erano corretti. Si sente? Ok. Niente, praticamente Splashmood è una piattaforma che usi durante la festa. Quindi durante la festa, durante il live proprio, tu puoi uploadare contenuti, visualizzare contenuti che si creano durante la festa perché li creano o gli organizzatori o i ragazzi che sono alla festa con te. E in più puoi giocare, quindi tutto quello che fai durante la festa viene misurato, dal ballare al socializzare viene misurato e tu vinci i premi in funzione di quello che fai durante la festa. Quindi è fondamentale avere l'app quando sei lì, per cui è importante che il nostro partner sia appunto l'organizzatore, cioè l'utente lo dobbiamo raggiungere ma attraverso l'organizzatore, quindi sì, la risposta è ci vuole una, diciamo, un market maker o comunque un commerciale, diciamo, detto alla vecchia maniera, che faccia le partnership o comunque tutta la parte di acquisizione clienti, diciamo organizzatori, perché poi sono loro che devono proporre durante la festa l'app come app della festa e quindi permetterci di scalare attraverso tutti gli utenti che sono alla festa in una sola volta. Quindi questo è... Quando tu vai a una festa e hai l'app che usi per fare le foto, fare i video di quello che succede, vedere chi c'è alla festa, contemporaneamente, anche se cioè, tu lo decidi in teoria, in realtà anche se non lo decidi, ti stiamo misurando, perché mentre tu balli, per esempio, c'è un meccanismo che si chiama densometer che calcola quanto tu stai ballando, quindi ti fa avere un punteggio del ballo. Questo perché l'organizzatore è interessato a che tu balli, quindi se l'organizzatore vuole che tu balli, io misuro che tu stai ballando tanto e ti premia perché stai ballando tanto. La prossima volta ballerai ancora di più e quindi la pista non è vuota. Allora, detta così la banalizzi. Immagina un'altra cosa. No, la banalizzo apposta perché di solito non è chiaro. No, ma non dico a te, dicevo a lei. Ah, no, ok. Immagina un'altra cosa. Ci doveva essere oggi, peccato che non è venuto, una startup interessante che ha sviluppato una tecnologia per geolocalizzarti all'interno di ambienti chiusi. Immagina l'abbinamento di queste due cose, quindi la loro app sul telefonino, più o meno su tutti i telefonini che sono dentro la discoteca in quel momento, e dentro la loro app una tecnologia embedded che ti consente di capire in quel momento dove sei, dove sono tutti i telefonini,
E immaginate di proiettare, che la discoteca proietta sul wall una mappa di, che in tempo reale ti definisce la posizione di tutti quelli che stanno nella festa. Non è che li inquadra e ti mette i nomi, sono tutti pallini blu, immaginate. E vi dà delle mappe di densità, per esempio, di calore della gente che sta ballando in un posto piuttosto che in un altro. Cioè sono tutti tool che posso... Come? Per il locale è forte. Esatto. Dall'altro lato loro, diciamo, vogliono vivere, vogliono, come dire, attirare la gente offrendo qualcosa. Per questo il premio ai ballerini, per esempio. Allora, lì loro hanno tutto questo papello, per dire, hanno un problema che è quello di, beh, a me non tanto che ormai c'è una certa età, ma di far scaricare a voi l'app per andare, quando andate in discoteca, dall'altra quella di acchiappare le discoteche e fargli pagare qualcosa perché utilizzino questo come servizio. Allora, devono fare marketing digitale per far arrivare a me il messaggio che esistono, e marketing fisico, con uno che con la valigetta va discoteca per discoteca a mettere sotto contatto le discoteche. Devono prendere almeno una persona che, diciamo, cominci a seguire questa attività. Dipende poi dalla loro ambizione, no? Se devono cominciare con la Puglia, dice, lo facciamo noi due. Se devono fare un'altra regione, secondo me devono prendere almeno una persona ogni due o tre regioni, cioè uno che con la valigetta tutti i giorni esce e va a vedere la gente. Allora, mettiamoci commerciale, scusatemi, è una categoria a parte adesso. Non possono beccare direttamente il SIB? Chi è? Il sindacato degli operatori dei locali dal ballo. E stanno aspettando a te? Boh, chiedi a loro. Sì. Secondo me non stanno aspettando a te, però. Si può provare, visto che c'è stato il congresso qui a Lecce il 28 ottobre. Sì, sì. Però sono strumenti... Vabbè. No, anche però, cioè, diciamo che anche il come proponi le cose, attraverso questo meccanismo è meno, diciamo, fa meno gola, no, andare lì a ballare insieme a lui, dire, no, c'è l'app è fighissima, è un'altra cosa. Cioè, cioè, nel momento in cui vai a presentare questa cosa ti direi fai prima un test demo alla discoteca, fai delle riprese, presenti un pacchetto video e poi al congresso fai vedere degli esempi di utilizzo dell'applicazione dei locali. Vabbè, quello sì, diciamo. Cioè, la comunque dei partner prima. Però diciamo, nel congresso con un unico viaggio identi, non dico tutti, ma la maggior parte. Comunque quello è marketing offline, attenzione, poi ci arriviamo. Diciamo che il numero del commerciale che devi prendere varia. Dipende da quanto hai speso. Mi sono reso conto che, ok, facciamo così. Un commerciale quanto potrà costare? Tanto. Attenzione, non è vero. Il commerciale si paga, per definizione si paga da solo. Al commerciale, come dicono, una volta ero a cena con delle persone che gestiscono un incubatore in Inghilterra e gli chiedevo, e loro mi dicevano che la loro forza era quella di prendere manager che venivano dal mondo dell'industria con forte esperienza e metterli a capo di una startup che facesse un mestiere che in qualche modo fosse riconducibile a quello che questi manager facevano prima. Io mi chiedevo a loro, scusate, ma quanti soldi dovete dargli a uno così? Cioè uno che ha track record, una storia, forza, viene dal mondo dell'impresa e voi lo prendete, lo togliete di lì e lo mettete in una startup, dovete coprirlo i soldi. E loro dicevano no, noi gli diamo i soldi per pagare il conto del supermercato, pay the supermarket bill, e poi quello che produce tanto gli diamo, cioè se non fa niente gli paghiamo solo il conto del supermercato, se la startup vive, vegeta e prospera lo copriamo di soldi.
Ah bene, e quant'è sto conto del supermercato? Mi chiedevo io, perché nella mia testa il mio conto del supermercato sarà più o meno 10.000 euro all'anno al mese, scusate, all'anno, 10-15.000 euro all'anno, no? Un migliaio di euro al mese per far mangiare una famiglia di 4 persone se ne va più o meno. 50.000 sterline. Cioè 50.000 sterline è il punto di partenza di una persona del genere. Poi, ecco, parliamo di gabbie salariali, il mondo funziona così. In Inghilterra un commerciale forte, 50.000 euro, 50.000 sterline, che sono 70.000 euro per cominciare, e poi almeno il doppio. Ma in relazione al costo anche della vita? Sì, in relazione al costo, in relazione all'utilità che procuri, per la verità. In relazione all'utilità che procuri. Se tu sei capace di muovere 1.000.000 di sterline all'anno di fatturato e diciamo 400-500.000 euro di margine, il tuo lavoro vale almeno 150.000 euro. È così. Poi che la vita costa, il costo del supermercato là sicuramente non è il costo del supermercato, ma probabilmente io me la caverei lo stesso. Allora, sto commerciale io quindi lo metto, gli metto due voci. Il costo del supermercato e una percentuale del fatturato. Adesso scrivo tanto per diletto il 2%, ma poi vediamo quanto gli dobbiamo dare. Bene. Che ci manca per chiudere il personale dell'azienda? Questo lo scrivo io. Se vogliamo proprio essere precisi, queste sono le tre figure essenziali, cioè il capo, numero uno, scusatemi, queste due cose spostate un attimo sotto. Ah, ma io c'ho il mouse. Così. AF sta per amministrazione e finanza, cioè un chiamiamolo direttore finanziario, responsabile amministrativo, insomma quello che si guarda la contabilità, la parte fiscale, le paghe, i temi ve li segno tutti quanti, appuntateveli. Contabilità, fisco, cioè tutti gli adempimenti fino alla dichiarazione dei redditi. Paghe è tipicamente dato in outsourcing, più o meno si paga un tot a busta paga, però diciamo almeno uno che segue questo mondo, ci devo la busta paga, dicevo. Controllo di gestione, cioè quello che tipicamente verifica l'andamento del business plan, gli scostamenti da quanto pianificato e poi che cosa fa? Produce reportistica, quindi periodicamente informa i soci di come stanno andando le cose rispetto a quella che era l'idea. Sta roba la butto un po' più giù perché poi mi serve spazio, però se ve la appuntate sono gli elementi essenziali dell'attività di un direttore finanziario. CEO sarebbe Chief Operating Officer, il capo delle operations, che è una figura, come dire, nice to have, nel senso che è quello a cui potete andare a rompere le scatole per dirgli sto progetto va fatto così, bisogna, queste sono le cose da fare dalla mattina in cui ci svegliamo fino a quando andiamo a dormire, e tu sei responsabile del fatto che queste cose siano fatte correttamente. È una figura che naturalmente in una startup che parte da zero è difficile che sia autonoma, che esista autonomamente, però quanto più è articolato e complesso il processo operativo dell'azienda, tanto più è importante una figura del genere, perché è quello che tiene le fila di tutto e non ti fa, e ti tiene tutto il processo sotto controllo. Ve lo dico perché questo è un problema che io sento molto nelle startup in cui abbiamo investito, è la prima figura di cui ti accorgi che c'è necessità. All'inizio non te lo puoi permettere, quindi non te lo prendi. E dopo un po' ti rendi conto, cacchio, però qua ci vorrebbe uno che
sta attento che si faccia questo, si faccia quest'altro, sia responsabile del corretto svolgimento del progetto o dei progetti che l'azienda sta sviluppando. Questa gente costa, allora, il CEO per me, per come la vedo io, è come il commerciale. Cioè, bisogna pagare il conto del supermercato, magari una lira in più rispetto a quello che prende il commerciale, e una percentuale del fatturato. Adesso metto anche qui 2%, ma poi la vediamo in funzione dell'attività che vogliamo fare. Però questa è una regola che, nella quale noi crediamo molto, in generale tutti gli investitori chiedono sacrificio a tutte le persone da cui dipende lo sviluppo del business. Cioè, il criterio è fabbrica di prodotto, cioè quelli che devono soltanto rimboccarsi le maniche e lavorare e dai quali non dipende lo sviluppo dell'attività, costo fisso. Cioè, devi lavorare, devi fare bene il tuo lavoro e io ti pago per fare il tuo lavoro. Gente da cui dipende lo sviluppo del business, quindi tipicamente i commerciali, che sono quelli che vanno a vendere, ma tipicamente anche la figura di responsabilità, che è quello che deve assicurare che tutta la macchina gira, cioè l'amministratore delegato, tanto mi porti a casa, tanto ti do. Quindi la remunerazione deve essere in larga parte variabile, e la parte variabile o è soddisfatta in denaro, quindi una componente in denaro dello stipendio agganciata al fatturato o ai margini o al fatturato e ai margini, oppure in azioni, le stock option, che nelle startup innovative dovrebbero essere anche agevolate dal punto di vista fiscale. Non lo so ancora perché manca il decreto di attuazione. Un responsabile amministrazione e finanza costa normalmente 40.000 euro, ma in una startup secondo me sta tranquillamente al 50%. Chief Operating Officer, vabbè, questo poi vedremo, costa almeno 50.000 euro, però poi vediamo se ce lo possiamo permettere. Ok, con questo direi che abbiamo in linea di massima esaurito il personale. È ovvio che stiamo parlando di un'azienda di servizi. Se parliamo di un'azienda di produzione, mi serve anche il personale di produzione. Però, ahimè, è difficile, bisognerebbe fare un corso a parte per l'azienda di produzione. E del resto qua dentro, a parte te... C'è? No, loro fanno consulenza, quindi no. È tutto servizio. Mi sono dimenticato qualche figura? Viene in mente qualcosa? Tu hai mai visto una segretaria in una startup? No, però le risorse umane comunque meno bisogna gestire. Cioè qualcuno che in qualche maniera si occupi di gestire. No, ma... No, diciamo che nella parte iniziale, secondo me, il responsabile amministrazione e finanza se la vede lui è un po' pure l'amministratore delegato. Dica. Volevo dire questa cosa che ho notato molto spesso. Siccome le start-up digital all'inizio hanno pochi soldi e un'idea magari in cui credono molto le persone che partecipano, questi costi che magari nel caso di designer, del progettista o copywriter, magari può succedere molto. Aspetta, scusa se ti interrompo, però poi finisci. Abbiamo dimenticato una figura più importante dell'azienda. Scusate. Inserite una riga. Poi prosegue. No, questo non ci vuole più. Non mi dite niente, ma... Uno che abbia la responsabilità di tutta la parte tecnica è una figura essenziale. Ecco, poi si può ridurre un poco, magari questo diventa uno se abbiamo il CTO, però il CTO ci vuole. Torna a te, scusa, mi hai fatto tornare in mente. Sì. No.
Poi vediamo quanti soldi ci vogliono per fare una cosa del genere. Allora io suggerirei, ho capito, suggerirei di fare una cosa. Facciamo un piano ottimo. Cioè, vediamo le cose, quanti soldi ci vogliono per fare le cose come noi abbiamo in mente di farle. E poi dopo proviamo a tararci. Tanto l'idea è avere anche un modellino che sia facilmente manovrabile alla fine. Sì, tu che fai adesso? No, lascia stare questo, scusa. Non volevo. Perdono, non era assolutamente il senso della mia domanda. Nel senso, cioè, se, no, non mi ricordo, se tu sei qui per un'idea di business, no? Che è quella che hai raccontato a Startup Weekend. Sì, sì. Sì. Ti ricordo, c'erano tutti del tu, anche se ho qualche pelo bianco per poi che sono rimasti, ci diamo del tu. Cioè, allora, quando cominci un'attività da start-up, sei solo tu, poi provi a trovare qualcuno che crede nel tuo progetto e crede in te, e che magari è attirato anche dal miraggio che prima o poi vede qualcosa di soldi, e continui però a essere tu quello che deve convincere questa gente. Quando sei riuscito a fare un gruppo e a convincere un po' di persone a fare quello che tu hai in mente di fare, devi cominciare a farlo. E ti assicuro che dalla mattina quando ti svegli fino alla sera quando vai a dormire hai 350.000 cose da pensare e da fare, che tutte quante messe assieme si chiamano execution. Fare. Ora, non c'è un elenco, una lista della spesa delle cose da fare, perché dipendono poi molto dall'attività che fai, dal tipo di startup che hai, dal business, da chi c'hai attorno. Cioè, se c'è una banda forte, qualche volta puoi anche andare al bar a prenderti il caffè. Se c'è una banda di scemi, devi stare attento a come si muovono. Se c'è un anello debole, ci devi lavorare. Se so due gli anelli deboli, ci devi lavorare il doppio. Insomma, non c'è una regola. Però fai, proprio fai, execution. Poi lo vedremo anche un po' con qualche esempio. Fin qui c'avete dubbi, domande? Allora, abbiamo chiuso quella che è la parte... Cioè, chiusa, un attimo. Quella che è la parte più tosta di una startup, che è la parte del personale. Adesso vi pregherei di fare una bella cosa. Facciamo così. Yes. Ok. Quello che... Cominciamo a espandere nel tempo questa roba. Il CTO... sarà mediamente sempre uno solo, dal primo momento, e ci deve essere dal primo momento. Quindi se noi immaginiamo di fare start di questa azienda il 1 gennaio 2014, dal 1 gennaio 2014 questa persona sta a bordo, giusto? Più andate a prendervi B15, avete le celle esattamente dove stanno le mie? È essenziale questo, perché sennò poi ci incasiniamo. Copiate questa roba, until the end. Ah, che ho fatto? Vabbè, allora, più di 15 qui. Allora, sul primo mese, questo è il mese, sul primo mese più B15. Sul secondo più di 15. Ma fino alla fine? Fino alla fine, CTO è 1, non si discute. Ci siete qua? Questo potete copiare e incollare fino alla fine. Insomma, l'essenziale è che se io qua scrivo 2, mi diventa tutto 2. Ce l'avete tutti? Designer, ce lo possiamo permettere subito? Sì.
Secondo me senza un bravo designer non andate proprio da nessuna parte. Di nuovo, più uno, più questo. Copy. E incolla. Ma io lo faccio in un modo, basta che lo fate. Com'è? Più di 15 ce l'hai? No, più di 16 e più di 16 devi avere qui e qui. Qua ce l'hai più di 15? E scrivilo. Devi stare nei 15 e devi scrivere più di 15. Allora guarda, tu qui vedi dove sei e qui vedi quello che devi scrivere. Tu sei in, in D15. Più B15 là devi scrivere. Cioè ti andi a pigliare quell'uno là. Puoi anche scrivere uno soltanto, come ti pare. Devi fare una domanda. Ripeto, l'ultima volta allo Startup Weekend di Bari, prezzi pazzi, appunto Enrico Pandian esponeva il fatto che a lui come piattaforma web su prezzi pazzi non servisse un designer, un web designer. Quindi questo mi chiedo, cioè, è fondamentale questo web designer o no? Perché lui va avanti alla grande senza averlo. Ma dipende da quello che fai. Probabilmente, ecco, se fai il mestiere di Chimeme, che è, una, è un tool per ingegneri, si può dire, web designer, se può pure far meno. Se fai videogame, cioè, ti permettere proprio di fare una cosa senza, senza un designer. Ok. È molto in funzione, è chiaro, questa è una cosa generalizzata, poi bisogna calarla in tutte le cose. Però diciamo per semplicità seguiamo tutti lo stesso schema, poi ognuno se lo tara come crede. Qua ci può mettere 0.5, ci può mettere 0.2, può aumentare nel tempo questo numero. Dividerei di più, se la componente di design è importante, io, diciamo, a partire dal 2015, un'altra persona ce la metterei. Non so voi come la vedete. Però passato il primo anno, non so se può avere senso, magari dal 2016, ma è un altro che si occupa di design, ce la metterei. Allora, in AB16... farei clic qui dentro più uno e diventa tutto due. Siete ok? Dal 1 gennaio 2016. Ok. Progettista? Dica. All'inizio il CTO stesso fa che anche delle attività più di gestione operativa. Sì, però, sì, infatti ci arriviamo più sotto magari. Beh, però si pone qua, effettivamente. No, domanda era su questo, non su quello, non sul designer. No, no, sul CTO e sul progettista. Enrico dice, Ernesto scusami. Ernesto dice, attenzione, se abbiamo bisogno di un progettista, cioè di uno che definisce i contenuti del business, questo almeno nella parte iniziale può, probabilmente dico io, deve essere il CTO stesso. Se, beh, il tuo è un business fortemente digitale, quindi lì è evidente che il CTO e il progettista
più o meno coincidano. Avete chiaro che fa questo giovanotto? Forse lo devi spiegare però con... un esempio. Magari. Allora, io ho una formazione accademica, nel senso che ho fatto ricercatore in intelligenza artificiale per un certo numero di anni e mi occupo di algoritmi di ottimizzazione. Ottimizzare significa effettuare delle scelte per ottenere dei risultati desiderati. Per esempio, vogliamo visitare un certo numero di città sparpagliate sul territorio, siamo dei commessi viaggiatori, vogliamo visitarle tutte una sola volta facendo complessivamente la minor strada possibile. È un problema che all'aumentare del numero di città diventa rapidamente molto complicato e non si può fisicamente far sì che il computer cerchi e valuti la distanza percorsa per tutti i possibili percorsi, perché quando le città diventano un numero sufficientemente elevato il problema diventa complicatissimo. E allora si usano quelle che si chiamano euristiche, significa che il computer si fa un'idea e utilizzando tecniche di intelligenza artificiale capisce e prova a individuare la strada più breve. Queste tecnologie si possono applicare anche alla progettazione industriale. Io voglio disegnare l'ala di un aereo che sia allo stesso tempo leggera ma resistente. Ho dei parametri su cui posso fare delle scelte, tipo lo spessore delle lamiere o i materiali che scelgo. Il computer fa tante prove, non tutte le prove possibili ma molte prove, si fa un'idea di quale è effettivamente la soluzione migliore e produce un insieme di soluzioni ottimali, cioè quelle che effettivamente permettono di raggiungere l'obiettivo desiderato, l'ala leggera ma resistente, dicendo che per fare l'ala leggera ma resistente devi mettere questo spessore di alluminio in quel punto lì, oppure devi allargare in quell'altro punto quell'altra caratteristica. E giusto per chiudere l'esempio, in Formula 1 si usa continuamente questo tipo di tecnologia perché le ali e le appendici aerodinamiche che avete visto proliferare negli ultimi anni sulle macchine Formula 1 per chi segue le gare, di fatto non sono proposte dai progettisti che però di fatto le hanno elaborate con un sistema di intelligenza artificiale simile a quello che stiamo proponendo noi, che di fatto fanno tante prove e dicono che se metti un'ala storta messa in quel punto la macchina magicamente va più veloce, cosa che effettivamente poi succede come... vediamo quasi tutte le domeniche. Meglio di prima? Chiaro? Allora, noi abbiamo realizzato una piattaforma software che permette ai progettisti di impostare il problema di ottimizzazione, dunque di definire le variabili, di descrivere al software come queste variabili interagiscono sui processi, quindi per fare delle simulazioni aerodinamiche, simulazioni meccaniche, simulazioni di costo, e fare la cosiddetta ottimizzazione multidisciplinare, cioè io contemporaneamente voglio per esempio ottimizzare la performance meccanica, ma anche far sì che quell'oggetto costi poco. Cosa che potrebbe essere probabilmente in contrapposizione, quindi se io faccio una cosa che costa molto, magari molto performante, una cosa che costa... Non c'è Inter. In questo caso non c'è Inter. È una piattaforma software molto offline da questo punto di vista. Sostanzialmente sì, sì. No, tra l'altro c'è anche un motivo per cui siamo offline, perché... Ci abbiamo pensato anche a farlo online, però di fatto poi le aziende non lo prenderebbero perché dovrebbero mandare in remoto i loro progetti da valutare sui nostri server. Vedo che hai capito. No, quando parlavo di design nel suo caso è solo il design del software. Cioè, c'è una cosa, se tu devi dire a un utente di scrivere parametri, glielo puoi dire, gli puoi dire allora lambda è la cosa così, oppure fare il disegno e quello fa... gioca col mouse e fa il disegnino, no? Come fai io che sono una scimmia appena scesa dall'albero. Lui l'ha fatto per la scimmia, esattamente, almeno ci prova. Io comunque sono troppo scimmia, non ci riuscirei nemmeno, ci vuole almeno un ingegnere per fare una cosa del genere. Però ecco, design nel senso anche di interfaccia utente del software. Allora, questo progettista probabilmente all'inizio ne possiamo fare a meno, come ci suggerisce Ernesto, e magari una figura che però poi dobbiamo cominciare a integrare da qui. Mettiamoci uno. E poi ci basta uno per tutto il tempo o dobbiamo aumentare secondo te? Mm-hmm. Parli del progettista? Sì. Dipende dal contesto in realtà, nel senso nel caso che... Allora, mettiamone uno fino per tutto il 2015 e tutto il 2015. E poi, ci siete? Dal 1 gennaio 2016 raddoppia.
scrivete sempre più a 17 più 1, non scrivete direttamente 2. 2014 lo fa il CTO, 2015 ne prendiamo uno, 2016 ne prendiamo un altro. Vi dico di scrivere così perché se io decido che invece di prenderlo nel 1 gennaio 2015, ne voglio prendere uno nel 1 gennaio 2016, vado qui, cancello e mi trovo che dal 1 gennaio 2016 ce n'ho uno. Se invece qua scrivo 2, non scrivo quello che c'è qui, ma scrivo direttamente 2, se anche qua cancello, dal 1 gennaio 2016, vedete, sono costretto a prenderne 2 per il mio business plan, che non è quello che voglio. Il modellino deve essere una cosa che gira da sola muovendo il minor numero di variabili possibili. E queste cose che sembrano delle sciocchezze, poi dopo invece vi tornano addosso. Copiate, fino alla fine. Ma è successo qualcosa? Ah, ecco, è vero. Dobbiamo fare una cosa. Voi qui in AX avete 11-2017? Ah? Ops. Copiate. Oddio, che ho fatto? Non toccate niente. Copiate e incollate nella cella a fianco. La formula che sta qua, CTRL-C, CTRL-V. Va bene? Che è successo? I progettisti sono diventati un po' troppi. C'è un perché. Bisogna cambiare quello che c'è scritto qui. Andate in AC17. Ci siete tutti in AC17? Chi non c'è mi dice no. No? Chi non c'è lo dice forte no. Non ho sentito un no forte. Più quello a fianco. Adesso in AC17 ci avete scritto questo? Chi non ce l'ha dice no forte. Copia e incolla fino alla fine. Sapete come si fa a selezionare una quantità multipla di celle? Così facciamo prima. Copiando questa, per esempio, CTRL-C, tenete premuto il tasto CTRL e il tasto SHIFT, sarebbe quello che premete per la maiuscola una volta, e muovete la freccia, toccate una volta la freccia che va a destra. Invio e avete fatto. Non so se la cosa vi torna. Quello mi guarda come se fosse veramente uno scimpanzé che sta ancora sull'albero, c'ha ragione. Conosco quello sguardo, così. Sviluppatore web, ci vuole mediamente subito. Uno. E ci basta fino a... Seguitemi, eh. Ci siete tutti qui? CTRL-C. Fino a quando ci basta uno sviluppatore web solo? Lo dico a quelli che fanno sviluppo web. Lo chiedo. Ma pure dal logione, ma ogni tanto datemi qualche suggerimento, non solo cazziatoni. Lo faccio, ne faccio, me ne serve uno fino alla fine o ne devo pigliare un altro? Si spera che aumenti la
Quindi a fine 2014 sto bene. Dal 1 gennaio 2015 avevo un altro. Allora, 1 gennaio 2015, vado a gennaio 2015, più questo a fianco, più 1. Vado di nuovo a fianco, in Q18, più P18. Chi non c'è dice no. Ctrl C. Fino alla fine. Ti sei perso? Allora, io non lo so, me lo deve dire l'imprenditore. Cioè l'imprenditore è uno che mediamente sa dove vuole arrivare. Se tu hai competenza, diciamo, immobiliare, tra virgolette, no? E vuoi fare una cosa web, e ti devi mettere assieme a uno che capisce il web, se no non lo puoi fare. Ti trovi? Uno che capisce il web, questa cosa te la sa dire. Però queste sono metriche abbastanza comuni. Te l'ho detto al primo momento, per fare un business plan ci vuole uno che conosce il mestiere e uno che sa fare il business plan. Cioè che sa usare Excel meglio di fare il mestiere. Vabbè, sa usare Excel lo sa fare chiunque, usi Excel per fare altre cose. Che sa usare, sa quali sono le logiche. Noi adesso stiamo costruendo piano piano un percorso che è fatto in una serie di step che poi vedrai, siamo in una fase abbastanza iniziale. Fin qui ci siamo tutti? Ragazzi, ditemelo se non ci siamo, perché poi dopo ci perdiamo per strada, se no. All in. Quasi, che vuol dire? Stiamo copiando. Fatto tutto? No. Ditemi no. No. Posso fare anche degli interventi sul posto se per velocizzare il processo. Serve intervento sul posto. Fai lì. Il problema è che non so per quale motivo quando fai copia e incolla delle formule non le prende. Se le perde, allora le stavo. No, non fa cose strane. Tra un secondo? No, è questo. Senza, scusa. Questo no. Quindi dobbiamo sistemare su tutto pure prima. Questo è per un bion bunch. Ok, l'altro okay, non è anche il tuo. Ma questo non lo più te. Che l'ho fatto? Lo faccio di 18. Questo non lo so manco usare, eh? Dove sto? Praticamente stai copiando. Perché 18? C'è? Cioè, devi cliccare due volte a vedere quello che c'è scritto. Più 18, no? Ctrl C. Che c'è scritto qui dentro? Di 18? Sì. Copia. Ctrl C. Incolla fino a. Porto, così. Fino a dicembre. Invio. E non va. Ctrl D. Come si incolla? Ctrl C, Ctrl D, stavo io. E metti la pista allora. No, perché evidentemente è un problema Mac che non so risolvere. Dimmi. Che succede? Ah, vabbè,
Cosa succede nella sintassi della formula quando poi diventa così esponenziale, ma va a salire il mese allora, per mese? Questo è Mac? Sì. Io non so che c'è scritto. Più 0,18 più 1. Più 1. Invece qua, più. E da qui te lo copio. Ho visto una cosa che ha dato problemi un po' a tutti. Su questa cella qui, P18, voi dovete avere O18 più 1. Ce l'avete tutti? Su quella a fianco dovete avere invece più P18, cioè più quella a fianco. Ce l'avete tutti? E questo vi portate fino alla fine. Non è che si mette, dal momento in cui tu pensi di prenderne uno in più, però se poi quella stessa formula te la trascini fino alla fine, diventa sempre quella a fianco più 1, quindi diventa 2, 3, 4, 5, 6, 7, invece tu devi portarti solo il 2. Adesso per semplicità copiate tutta questa riga e incollatela sotto, così per lo sviluppatore Unity facciamo la stessa cosa che facciamo per quello web. Anzi, sempre per semplicità, questa stessa cosa fatela anche per il copywriter e per il community manager. Non fa niente quello che dici tu, Salvatore, di prenderne mezzo e mezzo, prendiamone uno e uno, che ci fa più facile. Poi dopo vediamo se è il caso di correggere. Tanti soldi ce l'abbiamo. Tanti soldi ce l'abbiamo. Quando siete pronti così me lo dite. Pronti? Il discorso sui commerciali può essere più complicato. C'è qualcuno che si è perso? Sì, vabbè. Qui è 0,5 a te. Vabbè, perché, scrivi 1. Vedi come ce l'ho fatto io? No, è 1. Ma perché tu c'hai... In D22 tu che c'hai? Prendete quello 0,5, invece là scrivi direttamente 1. In D22 scrivete 1. No, ma solo per una questione di comodità e praticità. Ci siete tutti fin qui? Ne approfittiamo di intervallo. Commerciale, questo è un punto dedicato, perché da questo poi dipende lo sviluppo del fatturato. Commerciale difficilmente potete pensare di partire da zero senza nessuno. Se c'è bisogno di qualcuno, come nel caso di Splashpoint che si va a prendere discoteche, come nel caso suo che si va a prendere le squadre di calcio, come nel caso suo che si va a prendere le aziende a cui vendere il software, un po' tutti avete bisogno di una parte business, cioè di andare a prendere clienti, il commerciale è quello che vi dà la chiave. La crescita del numero di commerciali dipende dalle dimensioni del territorio nel quale vi mettete a operare. Tipicamente si inizia con un'area geografica più o meno limitata, si fa quello che si chiama un test di mercato e se il test di mercato funziona si scala. Allora, all'inizio il CEO fa anche un po' lui il commerciale, quindi dovendo pensare di prendere una figura, immaginiamo, no, poi basta, assolutamente. No, stavo dicendo proprio perché all'inizio effettivamente è stato il caso del CEO. Sì. Diciamo che un commerciale lo pigliamo subito. Facciamo per comodità, copiamo quello che c'era sopra. Uguale.
Ci siete fin qui? Andate su P25. Invece di più 1, scriviamo più 2. Ma all'inizio, primo periodo, deve essere il periodo di realizzazione del prodotto e quindi inizio di vendita. Ma subito c'è il commerciale. Saggia osservazione. Se noi cominciamo con vabbè, però nel frattempo cominciamo a andare. Allora, partiamo dal presupposto che un minimo di piattaforma ce l'abbiamo già e andiamo in giro comunque per cominciare a cercare di prendere clienti. Poi chiaro, te lo moduli tu, però io sto dando delle logiche e un modello di funzionamento del sistema. Però tu questa cosa potresti farla anche da solo, lo può fare anche da solo il CEO, però immaginiamo che ci abbiamo un po' di soldi da spendere, ci prendiamo anche una figura che faccia commerciale. Nel 2016, primo gennaio 2016, secondo me dobbiamo cominciare, se le cose stanno andando bene, dobbiamo cominciare a scalare pesantemente. E allora mettiamoci ancora più 3. E poi va bene così. Ce l'avete? Sto pensando una cosa che secondo me ha un senso. Mi seguite? Probabilmente siamo in troppi per farlo tutti quanti contemporaneamente, ci perdiamo tempo e ci perdiamo le logiche. Se siete d'accordo, concentratevi su quello che faccio io. Lasciate stare i vostri PC. Concentratevi su quello che faccio io. Il modello lo costruisco io, però vorrei che voi seguiste quello che io faccio. E a intervalli, cioè ogni volta che facciamo pausa, io ve lo ripasso. Cioè lo ricarico su Dropbox e voi ve lo scaricate. Così potete, avete anche tempo di smanettarlo un po'. Perché poi da un certo momento in poi c'è, diciamo, un momento in cui possiamo giocare tutti. Però effettivamente se facciamo così siamo in troppi, io non posso stare dietro tutti. No, una domanda su quello, sono d'accordo. Al principio sei d'accordo? Sì, sì. Sul copy e sul community manager, no? 5. Sì, sì, infatti adesso lo aggiusto io. Io l'avevo fatto per semplificare perché sennò vedo che ci incasiniamo. Però a questo punto lo aggiusto io. E lo aggiusto subito. Poi il CEO è sempre 1, quindi sul CEO mi copio la riga del CTO. Voi seguite, limitatevi a seguire la logica, guardate lì. Amministrazione e finanza, penso che uno 0,5 mi basta per tutto il primo anno. Fino a dicembre. Dopo me ne serve uno intero. Così lo vedete meglio. E fino alla fine me ne basta uno. Poi vabbè, dovrò anche aggiustare questo. Chief Operating Officer, diciamo che all'inizio ne faccio a meno, ma penso che dal 1 gennaio 2015 è il caso che me ne prenda uno. Ora, queste quanti ne sono? 10 minuti, 5 minuti anzi, e vi lascio liberi. Queste quanti ne sono? Ma dobbiamo vedere quanto costano. Allora, tutta sta roba, me la copio.
me la porto giù e la trasformo in soldi. E qua cominciate a vedere i soldi che escono. Prendo quante sono le persone, le moltiplico per il costo annuo e divido per 13, che i mesi sono 12, ma a dicembre valgono doppio. Questo tizio, il CTO, costa 4.615 euro al mese. Questo vale fino a dicembre, dove questo dato è moltiplicato per 2. Da gennaio il suo costo diventa lo stesso di novembre, ma comincia a crescere. Anzi, mettiamo qui per semplicità un'unica percentuale incremento salari, che immaginiamo possa essere del 2% all'anno. Ok, immaginiamo che gli stipendi aumentino del 2% all'anno, e questo varrà per tutti, è C53, quindi io qui mi vado a dire che a gennaio, scusate, da gennaio del 2015 il CTO guadagna quello che guadagnava a novembre per 1 più C53, cioè 1 più la percentuale di incremento che va bloccata. Conoscete il significato dei dollari in Excel? Non nella vita. Un dollaro blocca la riga, un altro dollaro blocca la colonna, 2 dollari vi bloccano la cella. Per cui voi questa cosa ve la potete copiare fino a novembre. E che ho combinato? No, se no mi porto l'aumento in ogni mese. Fino a novembre e poi qui per 2. Ora, indipendentemente dalle formule, è chiaro, questo qua guadagnava, cioè qua costava 4,6, da gennaio costa 4,6 più 2%. Fino alla fine del mese, dell'anno, a dicembre gli dovrà la 13ª, da quest'anno in poi è la stessa cosa. Questa roba qua, se me la copio qua, dovrebbe funzionare. No, non funziona. L'ho messa nella cella sbagliata. No, assolutamente no, perché tu devi inquadrare per bene i tuoi flussi. No, ma l'ho fatto. No, è quello che devo, perché sbagli tutti i flussi. No. Vedete che alla fine il suo costo annuo non è più 60, nell'ultimo anno non è più i 60.000 che avevamo detto, ma è, lo vedete qua sotto, vedete dove c'è la freccetta? Ne costava 60.000, è cresciuto del 2% all'anno, adesso ne costa 63.700. Questo stesso coso, copiato, dovrebbe funzionare anche sotto. Qua stiamo a 0, vabbè, lo aggiustiamo. Sul CIF operating officer andiamo avanti. Ultima cosa, andiamo a portare i costi nel conto economico. Personale di sviluppo. E cominciate a vedere qualcosa. La somma di tutto il personale di sviluppo del primo anno. Drangheta. Segno meno. Marketing.
Semi 'ndrangheta. Commerciali, questo è un costo parziale, perché non ci abbiamo ancora il fatturato. Poi ve lo vado a inserire io dopo, ve lo do direttamente. Così vi faccio via un caffè tranquilli. Sempre col segno meno. Ok, i costi del personale li abbiamo presi, poi ve li aggiusto io anno per anno. E andiamoci a prendere un caffè, e nel frattempo io lo aggiusto e lo rimetto su Dropbox.